Spettacolo ed emozioni al Mariani Pavone nel big match di giornata. Termina 1-1 tra Pineto e Matelica, un pari sostanzialmente giusto che arriva al termine di una gara ben giocata e ricca di occasioni, ma che muove poco in chiave classifica. 4-3-3 per i due tecnici, senza Ciarcelluti e Marini squalificati, con Orlando e Pippi out per infortunio. Racchini recupera Sciba in porta e Bianciardi in mediana, riadatta D'Angelo a terzino sinistro e inserisce Festa, terminale offensivo. L'ex Vastese Avezzano Colavitto, senza Leonetti squalificato per due turni, si affida all'ex capocannoniere, autore di 16 reti col Pineto nella passata stagione, Simone Tomassini, supportato sulle ali da Bugaro e Moretti. Dopo un avvio equilibrato, la gara si accende al 19esimo con il più classico dei gol dell'ex. Moretti pennella il cross in area, tocco di acquadro e colpo di testa vincente di Tomassini che insacca sul primo palo, senza esultare, con rispetto per il suo recente passato biancazzurro. Il Pineto non ci sta e la reazione dei locali è immediata. Al 25esimo, sugli sviluppi dell'angolo di Amadio, Pepe svetta ma la sfera resta lì. Il più lesto è Bianciardi che insacca il raso terra alle spalle di Urbietis e pareggia i conti. La gara entra nel vivo. Al 36esimo Amadio verticalizza per acquadro che sceglie di appoggiare per Alessandro che va in gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Passano due minuti e sul fronte opposto è pareggio anche nei gol annullati. Angolo di Bugaro in area, croce, mette a segno il tapin, ma l'arbitro ravvisa un fallo di mano. Si va così al riposo sul parziale di 1-1. Anche nella ripresa le due squadre si affrontano a viso aperto e su alti ritmi. Racchini accentra Alessandro, riferimento avanzato, ma a prendersi la scena è uno scatenato Tomassini. Al minuto 2 il centravanti spizza di testa spedendo al lato e 5 minuti più tardi per un soffio non sorprende Sciba con un pallonetto dai 30 metri. Al 19esimo invece è Sarrizu a portare pericoli dalla destra, ma Pupeschi anticipa in corner. Il più pericoloso però è ancora una volta Simone Tomassini al minuto 20. L'ex, in gran giornata, raccoglie il traversone e centra in pieno la traversa. La gara è viva e le due squadre rispondono colpo su colpo. Al 28esimo l'incornata di Speranza esalta i riflessi di Urbietis, che compie il miracolo. Passano 4 minuti e il Pineto si vede annullare la seconda rete di giornata. Sul corner di acquadro il capitano va in gol, ma commettendo fallo, secondo Robilotta di Sala Consilina. Tutto da rifare per i biancazzurri che al 36esimo provano da fuori con Bianciardi senza successo. Emozioni anche nel finale. Al 42esimo Massetti entra così su D'Angelo e il direttore di gara estrae il rosso diretto col Matelica che resta in 10. E al 45esimo il Pineto potrebbe approfittarne. Alessandro taglia la difesa e serve Massa che tutto solo spedisce incredibilmente oltre la traversa per la disperazione dei tifosi di fede biancazzurra. Finisce così senza vincitori né vinti, una gara bella da vedere tra due formazioni che giocano un buon calcio, ma con un 1-1 che in chiave classifica serve poco ad entrambe. È stata una bella partita, come hai detto tu, due squadre forti e Matelica nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, lo sapevamo, aveva degli esterni molto bravi nell'uno contro uno, però la partita è stata equilibrata. Nel secondo tempo secondo me è uscita fuori la mia squadra, loro a parte quella, l'occasione sulla traversa di Tommasini, poi non ci hanno messo quasi mai in difficoltà, noi abbiamo creato, siamo arrivati sul fondo, abbiamo avuto delle occasioni secondo me importanti, quella di Speranza un metro dalla porta, quella di Massa un metro dalla porta, poi se non riesci a fare gol, quello diciamo che è un errore tecnico che ci può stare, è una cosa mentale, lì qualcosa deve scattare nella mente del giocatore e deve essere più cattivo sotto porta sicuramente. Questa era la terza partita di una settimana, una 10 giorni insomma abbastanza faticosa per il Pineto, però comunque siete riusciti a mettere in campo una buona prestazione. Ma sì, questa settimana siamo andati a Sassari, siamo partiti, comunque c'è stato il viaggio di mezzo, è stata una settimana particolare, però nonostante tutto oggi la mia squadra anche nel secondo tempo, che magari poteva calare fisicamente, invece ha retto fino alla fine e ha creato i presupposti per vincere la partita. Poi non l'abbiamo vinta, peccato, però io sono soddisfatto. È stata una partita combattuta, intensa, bellissima. E alla fine il pareggio secondo me è giusto, anche se sono un po' rammaricato per l'espulsione di Massetti, perché il ragazzo secondo me non ha fatto nulla
era più un fallo di ammonizione che di espulsione, però l'arbitro ha visto questo, come ha visto un gol, ci ha annullato un gol, non ho capito perché ci ha annullato un gol, secondo me è regolare, prima l'aveva convalidato e dopo l'ha annullato, non ho capito il motivo, però non so, non ha dato la motivazione in campo, però lo rivedremo e vediamo un po' quello che se ha avuto ragione l'arbitro. Comunque nell'arco dei 90 minuti, insomma, pareggio giusto? Sì, pareggio secondo me è giusto, perché noi il Pineto è una buonissima squadra formata da giocatori importanti, quindi